Ogni tanto ho bisogno di parlarvi di qualche anime con una trama tranquilla, senza evocazioni, battaglie o seni mostrati. E quale momento migliore per farlo se non in prossimità di un gelido inverno e di tanti cibi e bevande calde? Pochi giorni ed è dicembre, e questo significa clima e canzoni natalizie, feste, cibo, ancora cibo! E Demon Slayer seconda stagione domenica prossima. Ma oggi sono qui per parlarvi di un anime tranquillo da guardare col cervello spento, magari anche in un ambiente sereno, mentre il vostro albero di Natale prende fuoco alle vostre spalle, per esempio. Senpai Gaurusai Kohai no Anashi è la divertente storia di due colleghi, Igarashi, una giovane impiegata, e di Takeda, il suo irritante senpai a cui è molto legata. Giorno dopo giorno il loro rapporto cresce, lasciando spazio ad altro oltre il lavoro. Ah, le storie d'amore in ufficio! Non è di certo né il primo né l'ultimo anime svolto in questo contesto. Ma il fatto che ci siano persone adulte e non minorenni a scuola dove si vengono a creare mega gare, mie competizioni e l'ultimo sangue rende il tutto più maturo. Chi ha fatto entrare questa bambina? Ecco, diciamo che il punto di forza di Igarashi non è di certo l'altezza. Infatti, quando esce per lavoro per piacere a camminare col suo collega senpai Takeda, grosso come un orso, viene sempre scambiata per sua figlia. Cosa che non è del tutto apprezzata da Igarashi, visto che se proprio deve avere un ruolo nella vita del suo senpai, lei desidera quello della moglie. Ma certamente non sono cose che si dicono ad alta voce. Almeno che tu non sia ubriaca. Già, ma la goffaggine dei due li porterà a creare situazioni molto bizzarre e carine, rafforzando sempre di più il loro rapporto, che finora è stato più padre e figlia che altro. Inoltre ci sono tanti personaggi, come il nonno di Igarashi, la sua migliore amica, Toko e Soka, due colleghi che a quanto pare si piacciono a vicenda. E chissà come andrà a finire questa storia. Takeda riuscirà a capire i suoi sentimenti? Perché di questo passo la vedo abbastanza difficile. E inoltre, perché il nonno di Igarashi è un tipo super forzuto? Perché è nata con i capelli verdi? Perché a 23 anni come me lavora e mi fa sentire in colpa per questo? Beh, non ne ho idea.